Il comune di Caltagirone, aderendo anche quest'anno all'iniziativa nazionale di un fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, ha fissato al 31 marzo il termine entro cui i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono presentare domanda. Si tratta del contributo volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nell'avviso consultabile sul sito web del Comune di Caltagirone, www.comune.caltagirone.ct.it. La Regione Siciliana ha riaperto i termini per la presentazione della richiesta del sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA. Ne dà notizia l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Caltagirone, a cui va presentata la domanda con allegata la documentazione richiesta entro il 30 marzo per il semestre gennaio-giugno ed entro il 30 settembre per il semestre luglio-dicembre di ogni anno e fino a esaurimento fondi. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento di chi fa la domanda in corso di validità, certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi, certificazione dei centri di riferimento regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio della malattia, autocertificazione attestante lo stato di famiglia. Le vie Cristoforo Colombo, Circonvallazione di Levante, Amerigo Vespucci e Ferdinando Magellano saranno più sicure con interventi che ne miglioreranno le condizioni, eliminando le fonti di pericolo che oggi interessano i giunti tecnici posti lungo le tre arterie. Venerdì 1 aprile, a partire dalle 9:30, all'ufficio tecnico del comune si terrà la gara d'appalto per i lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle tre arterie. Essa si fonda sul principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consentirà di individuare l'impresa aggiudicataria secondo parametri e indicatori multidisciplinari che contemplano anche migliorie sull'appalto. Le somme complessivamente impiegate ammontano a 800.000 euro, mentre l'importo dei lavori è di 617.000 euro. Gli interventi, che cominceranno presumibilmente entro luglio, dureranno 180 giorni. Prevedono la messa in sicurezza delle congiunzioni dei viadotti negli anelli viari, con la conseguente eliminazione degli inconvenienti a cui vanno oggi incontro gli utenti delle tre strade. Misericordia è il suo nome. La commemorazione della Passione e morte del Signore nel pomeriggio di venerdì 25 marzo alle ore 16:30 avrà il suo prolungamento nella processione del Cristo morto e della Vergine addolorata, che muoverà dalla cattedrale alle 18:30. Si entra così nel sabato del grande silenzio, che troverà gioioso compimento nella veglia pasquale che il Vescovo celebrerà in cattedrale alle ore 22:30. La solenne messa pontificale del giorno di Pasqua sarà in cattedrale alle ore 11. Pasqua 2016 a Caltagirone. Tradizione, fede e arte sono gli ingredienti della Pasqua a Caltagirone. Durante la Settimana Santa, fra gli eventi vissuti con più trasporto, c'è il Giovedì Santo, giovedì 24 marzo, con la serata dedicata alla visita dei sepolcri nelle chiese. Il venerdì santo, 25 marzo, alle ore 18:30, con partenza dalla cattedrale e rientro nella stessa, si svolgerà la solenne processione del Cristo morto e della Madonna addolorata. A conclusione della processione, alle ore 21, nella chiesa del collegio si terrà il concerto del venerdì santo a cura del coro polifonico di San Giuliano. Sabato 26 marzo, alle ore 18, avrà luogo l'uscita del simulacro di San Pietro e della residenza che lo ospita. E domenica 27 marzo, a partire dalle ore 16:30 nel centro storico, si svolgerà la tradizionale sacra rappresentanza della giunta, l'incontro con Cristo risorto con la madre, mediato da San Pietro, una statua gigantesca di 3 metri, realizzata in cartapesta. L'imponente San Pietro va alla ricerca mentre la folla si allarga o restringe per consentire il passaggio spedito dell'Apostolo e dare alla Madonna la lieta novella della risurrezione. Da venerdì 18 marzo a domenica 10 aprile, all'interno della Galleria Luigi Sturzo, si terrà la 13ª edizione di Pasqua in vetrina.
che è promossa dai musei civici Luigi Sturzo e dedicata anche quest'anno alle botteghe ceramiche caltagironesi. Le vetrine della galleria saranno infatti impreziosite da manufatti in ceramica a tema pasquale degli apprezzati artigiani locali. L'esposizione sarà visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 21. L'ingresso è gratuito.